Buongiorno, buongiorno a tutti i lettori dei segreti di Matilde.com. Sono Penelope e sono a Parigi, sono nella piazza dell'Odeon, della città di Parigi, con alle mie spalle l'omonimo teatro dell'Odeon, che è occupato dal 4 marzo, una cinquantina di persone dormono all'interno di questo teatro. Ma chi sono? Sono quelli che noi chiamiamo gli intermittents du spectacle. All'inizio c'erano solo loro, adesso non solo loro. Ma chi sono? Sono un gruppo di persone, sono tutti coloro che lavorano nel settore dello spettacolo e in Francia hanno un regime particolare che si chiama intermittenti dello spettacolo. Sono gli attori, i tecnici dell'audio, i tecnici del suono, del cinema, tantissime persone. Non sono gli unici. All'interno avete i rappresentanti del settore alberghiero, tantissimi maître d'hôtel, avete gli extra che vengono assunti nei ristoranti e avete anche le guide conferenziere, di cui io faccio parte, la mia categoria. Ma che cos'è che abbiamo in comune tutti questi mestieri così diversi? Il fatto che abbiamo tutti dei contratti a tempo determinato e nessuno possiede il famoso contratto a tempo indeterminato, che in questo contesto sanitario darebbe diritto, diciamo, a molti più aiuti. Ma la protesta alle nostre spalle ha una rivendicazione ben precisa e lo chiediamo, abbiamo il piacere di avere qui la signora Alba Cigliola, che è la presidente della Fede del Sindacato delle Guide Conferenziere di Francia. Allora, Alba Cigliola, ci puoi dire per cortesia qual è la loro rivendicazione? Allora, all'inizio era soltanto la riapertura di tutti i luoghi di cultura, teatri, luoghi di spettacolo, ma subito dopo è diventata molto più larga e ha incluso, come dice Penelope, tutte le categorie che lavorano nello stesso identico modo degli intermittenti del spettacolo e la rivendicazione maggiore è diventata questa, quella che è là, nello striscione, lassù, l'abrogazione della riforma dell'assicurazione dei disoccupati, che entrerà in vigore, dovrebbe entrare in vigore a luglio. E a quanto pare a svantaggio di proprio questa categoria di persone, che è la categoria più precaria, che ha subito anche, diciamo, più danni da questa crisi sanitaria. Va bene, siamo a Parigi, grazie a Cigliola per essere stata presente. Vi lasciamo da questa piazza, Piazza dell'Odeon. Siamo nel sesto distretto, a cavallo tra il quartiere Latino e il quartiere Saint-Germain-des-Prés. Quindi la protesta è qui all'Odeon, perché questo teatro fu occupato nel 68 ed è uno dei teatri sì.